È iniziato di fatto oggi il procedimento di separazione giudiziale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in una riservatissima udienza a porte chiuse in cui gli avvocati delle parti hanno depositato copiose memorie di centinaia di pagine per contestarsi reciprocamente l'addebito. È stata colpa della nuova relazione del calciatore con Noemi Bocchi, secondo la Blasi, mentre per Totti la storia sarebbe finita per le numerose relazioni extraconiugali di lei. La giudice oggi ha raccolto il materiale, riservandosi di fissare una nuova udienza per decidere la missione delle spinose prove, che riguardano ovviamente terzi e potrebbero prevedere anche le testimonianze dei figli. Nel frattempo, l'annosa questione relativa al possesso dei Rolex si è conclusa con l'affido condiviso dei 4 Daytona, che Ilary dovrà quindi riportare in un luogo accessibile ad entrambi. Un capitolo per il momento chiuso che si va ad aggiungere agli altri relativi alle tante lussuose proprietà della coppia finite al centro del burrascoso divorzio, come anzitutto la Villa Leur, che al momento il Tribunale Civile ha assegnato alla conduttrice, in aggiunta all'assegno di 12.500 euro per il sostentamento dei 3 figli minori. Diversa invece la decisione relativa al centro sportivo della Longarina, gestito da anni dalla famiglia della Blasi. L'ex capitano giallorosso, infatti, con un'ordinanza del 30 giugno, ha ottenuto lo sfratto esecutivo. La battaglia continua su tutti i fronti senza esclusione di colpi. Del resto, la ex coppia dei sogni non è mai stata così distante. Dopo le vacanze negli Stati Uniti lui ed in Brasile lei, entrambi con i rispettivi nuovi compagni, ormai scoprono di essere sugli stessi spalti a guardare il figlio Christian giocare soltanto dalle rispettive storie di Instagram. I sogni dei tifosi di rivederli prima o poi insieme sembrano sempre più una lontana utopia.